il nuovo metodo scientifico galileiano. Il metodo galileiano è il metodo sperimentale, un insieme di processi di tipo razionale e empirico. Per questa ragione è un metodo del tutto innovativo, perché è comprensivo e sintetico di precedenti proposte. Esso consta di 5 fasi: l'osservazione del fenomeno, empirica, la misurazione del fenomeno, empirico-razionale, la formulazione dell'ipotesi, la verifica dell'ipotesi e la formulazione della legge. Osservare il fenomeno, quindi osservare la realtà. Ecco, questa è una importante svolta che si attua con Galileo Galilei. La scienza prima consisteva nell'obbedienza alle teorie tradizionali. Quindi il sapere scientifico si acquisiva nelle biblioteche, ripetendo le parole degli altri. Invece lui dice, no, la prima cosa è osservare la realtà. Nella lettera a Cristina di Lorena, una delle lettere copernicane, Galileo scrive, pare che quello degli effetti naturali che la sensata esperienza ci pone dinanzi agli occhi non debba in conto alcuno essere revocato in dubbio. Insomma, se io vedo una cosa, poi posso metterla in discussione. Questo è il punto di partenza. Prima lettera a Benedetto Castelli. Allora, noi abbiamo la lettera a Benedetto Castelli, che è quella che parla della fede e ragione. Allora, il libro della natura è scritto in matematica, diciamo così, mentre invece poi c'è la teologia e questo deve essere letto con la Bibbia. La Bibbia è stata fatta per essere capita dal popolo e quindi se la Bibbia dice, non so, Giosuè dice fermati o sole, non bisogna prendere alla lettera questo testo della Bibbia. Leggere alla lettera la Bibbia sarebbe la stessa cosa che facevano per esempio gli antichi greci quando antropomorfizzavano gli dèi che avevano gli stessi difetti degli uomini. La Bibbia è stata fatta per essere capita dal popolo, per esempio dal popolo ebreo, mentre la natura non può trasgredire alle sue leggi, quindi non usiamo la Bibbia per capire la natura. Questa è la lettera a Benedetto Castelli. In un'altra lettera, appunto a Cristina di Lorena, già aveva comunque già parlato, no, del libro della natura che si squaderna e che deve essere interpretato con la matematica, e già lì appunto aveva chiarito i capisaldi del suo metodo. Bisogna sporcarsi le mani, bisogna osservare il fenomeno e non bisogna partire, non so, dalle teorie tradizionali, dai libri, nelle biblioteche. È il cosiddetto metodo induttivo. La scienza per Galilei si basa sulla esperienza. Poi si ha la misurazione del fenomeno, ecco, quindi vi dicevo l'importanza della matematica. Poi si ha la formulazione delle ipotesi, basandosi sui risultati dell'osservazione, bisogna formulare un'ipotesi. Questa ipotesi poi deve essere dimostrata. Poi vi è la verifica dell'ipotesi, ciò che si era ipotizzato si verifica continuamente, e se invece per caso non si verifica, bisogna tornare indietro e formulare una diversa ipotesi. Una volta che viene dimostrata l'ipotesi, si passa alla fase finale, che è quella della formulazione della legge. Sul nostro libro si parla di 3 momenti, noi invece abbiamo parlato di 5 momenti. Comunque si tratta del metodo che poi, come ben sapete, voi utilizzate giorno per giorno nelle materie scientifiche. A noi pare quindi qualcosa di ormai consolidato, invece all'epoca non era assolutamente così. Ecco quindi l'importanza di Galilei proprio per l'affermazione di questo metodo scientifico. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.